La statua di San Francesco è stata riportata nel santuario omonimo dopo essere stato ripristinato l'antico splendore grazie al lavoro della restauratrice Gioina Schiavo in un laboratorio di Marina di Camerota. La statua ha un antico legame con la comunità di Montesano, infatti viene riportata nelle descrizioni della chiesa conventuale e nelle descrizioni riguardanti lo stato dei conventi cappuccini fin dalla seconda metà del 1600. A volere i lavori di restauro, il parroco Don Donato Ciro Varuzza ed il Comitato Festa, che si sono attivati per ripristinare la bellezza originaria delle statue in lignee tipiche del 6 e 700. Infatti, oltre ad essere stata infestata nel tempo da insetti xilofagi, prima del restauro presentava delle crepe e delle alterazioni cromatiche. Nelle varie fasi di restauro sono stati ripristinati gli originali occhi di vetro, l'incarnato pallido tipico delle opere risalenti al 600 e 700, l'originaria colorazione del saio, così come l'originaria tenuta del cappuccio e la cicatrice della piaga sul costato. I lavori di restauro portati avanti con dedizione sotto la soprintendenza ABAP hanno restituito l'antica sacralità e bellezza dell'opera. Lo svelamento della statua è avvenuto il 3 ottobre nel santuario di San Francesco nel complesso dell'ex convento dei Cappuccini.